Hacker Experience, un gioco per provare il brivido della pirateria in un mondo virtuale. Migliori antivirus gratis, dove li potete trovare? Ecco Shellshock, il bug peggiore di sempre per gli utenti della Apple. Allarme per il bug Shellshock, colpirà 500 milioni di PC. Occhio a Shellshock, il virus che minaccia Apple, Google e Amazon. Bella ragazzi, qui Fox e benvenuti in questa prima edizione di TG Virus. Siamo pronti ad iniziare con le notizie di questa settimana. Hacker Experience è appunto il nome di questo grandissimo videogioco in un flash che ci permette di simulare l'attività di hackeraggio. Possiamo entrare legalmente nel sistema di altri giocatori, installare virus e malware. Possiamo farci pagare con dei ransomware e minare bitcoin, aggiornare l'hardware o eseguire attacchi di DDoS e molto altro. Ovviamente questo, essendo solamente un videogioco, è tutta una finzione e quindi non utilizzeremo IP veri, non faremo attacchi veri, non creeremo veri virus e non utilizzeremo soldi veri. È un po' come giocare a giochi tipo Call of Duty, nel quale noi uccidiamo le persone ma non nella realtà, solo in finzione, purtroppo. Ecco a voi la lista dei migliori antivirus gratuiti da utilizzare, da scaricare sul vostro computer per essere protetti. Innanzitutto abbiamo AVTX Antivirus, che è conosciuto come la VG con una marcia in più. Ha un sistema di scansione, trattamento dei dati personali e rilevazione delle minacce molto simile alla VG, ma si presenta meglio e può soffrire dell'accelerazione hardware in maniera più spinta. Questo significa che non è certo l'antivirus di punta per i PC più poveri, ma se cercate un antivirus con una grande velocità di scansione e un'immensa efficacia nelle scansioni, questo è certamente il programma che fa per voi. E inoltre compatibili con anche sistemi operativi più obsoleti. Avast Free Antivirus. Questo è appunto un famosissimo antivirus gratuito che però richiede la registrazione per ottenere appunto la versione gratuita. Devo dire che però non è molto amichevole verso le nostre macchine, perché crea un processo per ogni singola operazione e quindi le rallenta un pochettino. AVG Antivirus Free non è il più completo, ma è un antivirus che ha un grande equilibrio fra prestazioni e protezione. Se il vostro PC non è esattamente una scheggia, è un po' più lento, vi consiglio esattamente di scaricarlo, perché non solo vi protegge da link maligni e ha naturalmente una protezione sempre attiva, ma non si mangia troppa RAM e CPU per funzionare. Inoltre una serie di strumenti che, anche se non sono il top, possono comunque aiutare. Avira Free Antivirus. A dispetto di tutti gli altri, Avira Free Antivirus non funziona solo come antivirus, ma anche come un valido anti-malware. Riesce a scacciare via qualsiasi tipo di minaccia in modo globale, ma questa completezza non lo rende comunque l'antivirus migliore. Difatti, la mancanza di un motore adatto lo rende piuttosto obsoleto. Leggero questo è vero, ma non garantisce una protezione assolutamente completa da tutto, anche se copre programmi potenzialmente non desiderati e di programmi adware. Microsoft Security Essential, fornito gratuitamente dalla Microsoft, è un piccolo programmino che fornisce una protezione contro virus più atroci della rete. Aggiornato con regolarità, permette una perfetta integrazione con il firewall di Windows ed è davvero leggero e facile da usare. Naturalmente non è il preferito del mazzo e nemmeno quello più capace di capire se c'è una minaccia o meno, ma del resto è un buon programmino. Comodo Antivirus. Un buon antivirus gratuito, anche se fornisce ulteriori funzioni a pagamento, sfrutta un po' però le prestazioni del sistema, ma protegge in tempo reale da parecchie minacce e ha una doppia scansione, virus e spyware, divisi. Questo significa che le due scansioni possono essere combinate, riuscendo così a raddoppiare l'efficacia dell'eliminazione delle minacce. Però questo ovviamente lo comporta essere un po' pesante. G-Data. Questo non è molto conosciuto, ma è un pioniere della scansione attraverso il sistema cloud. Cosa significa? Che se fate una scansione e siete connessi a internet, G-Data trova probabilmente una minaccia. Vengono chiamati una serie di database e motori esterni per confrontare i risultati. Saranno identificate così minacce anche molto recenti e sconosciute dalla maggior parte degli antivirus. È inoltre capace di bloccare la vulnerabilità estremamente gravi di alcuni programmi, nella attesa che vengano aggiornati. Molto facile da utilizzare. NOD32, un nome semplice ma assai conosciuto. Questo programma esiste da molti anni ed è anche gratuito. Ha un solo sistema di scansione, ma è equipaggiato con diversi accessori raccolti con la dura esperienza della sterminazione virale. È capace di analizzare l'avvio di ogni programma
e di prevenire eventuali minacce bloccando le operazioni prima che possano dichiararsi concluse. Inoltre può eliminare tutte le minacce che vogliamo senza bisogno di firme, il che significa che eventuali virus incancellabili vengano sterminati tranquillamente da questo programma. Panda Security Antivirus, conosciuto per la sua formidabile protezione contro le frodi e le pagine mascalzone. L'animale più antivirale del mondo è pronto a servirvi. C'è bisogno di dire che non è il migliore antivirus programmato che esista sul web, ma mantiene comunque una grande velocità per via dei diversi servizi che utilizza, dividendo così il carico di lavoro e riuscendo a fermare ed eliminare virus, spyware, malware ed in particolare frodi ed imbrogli direttamente sul nascere. Bitdefender Antivirus Free Edition. Questo è un programma molto utile se il vostro computer è proprio a terra, perché è leggerissimo e consuma pochissima CPU e RAM, però con la conseguenza che la sua protezione non è sempre attiva e non è attiva su qualsiasi cosa. Però state sicuri che le minacce più gravi che potrebbero compromettere seriamente il vostro computer verranno scoperte ed eliminate sul nascere. Shellshock è un bug scoperto dalla società di sviluppo software Red Hat. Si tratta praticamente di una falla nei sistemi di sicurezza in una parte di software conosciuta come Shell e chiamata appunto Bash, in una delle componenti più utilizzate dei sistemi operativi come Linux ed Apple. Come spiega il sito della Hardware Upgrade, questo Shellshock è una falla, sarebbe in teoria un bug che utilizza tre sole stringhe di codice per attaccare i sistemi più vulnerabili, permettendo al codice dell'attaccante di venire eseguito non appena la shell viene invocata, aprendo le porte a una vasta gamma di possibili attacchi. La CERT UK, il centro britannico per la sicurezza e le emergenze informatiche, avvertono che Shellshock è stato classificato con il massimo livello di allerta per impatto e di riproducibilità e sconsigliano agli utenti di utilizzare la propria carta di credito per effettuare acquisti oppure di condividere dati sensibili. Mentre negli USA la Divisione Nazionale per la Cybersicurezza ha assegnato al bug un livello di pericolosità di 10 su 10, il massimo appunto, sottolineando la facilità con cui potrebbe venire sfruttato dagli hacker. Infatti, analisti esortano le autorità a prendere le contromisure dovute al più presto possibile, perché hanno denunciato che subito dopo poche ore dall'uscita di questo bug gli hacker hanno subito iniziato a sfruttarlo a loro vantaggio. Il problema è che la bash di solito viene usata dai programmatori e non è accessibile e non dovrebbe essere aperto a tutti, ed è proprio questo che questo bug cambia, rendendo questo sistema accessibile agli hacker. Questo bug potrebbe colpire oltre 500 milioni di computer in tutto il mondo. L'esperto di sicurezza Robert David Graham, citato nel sito The Verge, si dice preoccupato per il suo impatto sulla sicurezza in rete. Un'enorme percentuale di software interagisce in qualche modo con la componente bash. Non saremo mai in grado di catalogare tutti i programmi che sono vulnerabili. Queste le sue parole. Ancora nessuna azienda ha trovato contromisure efficaci al bug. Shellshock prende il nome dalla tipologia di trauma psicologico che riportavano i soldati sul fronte dopo la prima guerra mondiale. Ad essere minacciati sono sistemi usati in ambito server e il pericolo deriva dal fatto che si possono rubare appunto i dati personali e interrompere i servizi online. I consumatori da soli non possono far nulla per proteggersi da questa minaccia e devono pensarci i gestori dei prodotti stessi, i quali stanno comunque rispondendo bene alla minaccia. Alcuni hanno già rilasciato delle dichiarazioni su come agire, altri hanno lavorato dietro le quinte per far sì che i propri utenti non corrano alcun pericolo. Google, anch'essa colpita, è corsa ai ripari riparando il bug sui server interni, ma anche su quelli commerciali definiti in gergo cloud. Da par suo, Amazon, anch'essa colpita, ha invece spiegato ai clienti di web services cosa devono fare per ridurre il problema. Apple invece ha fatto capire che i lavori sono in corso, ma ci ha detto che una buona parte degli utenti di OS X non siano a rischio perché i sistemi sono a riparo da default. Per ora al sicuro sono gli utenti che non hanno applicato variazioni manuali alle configurazioni dei servizi avanzati.
avere da avere è prodotto comunque molto che aiuta gli hacker nelle loro